Ciao amici, ciao amiche. Ho notato che ha destato molto interesse quello che ho spiegato in relazione a cosa fanno gli antichissimi, ossia che praticamente ci registrano lo spirito, ma proprio ce lo copiano paro paro. Non solo, ce lo registrano meglio di come noi stessi lo conosciamo, perché loro durante tutta la nostra vita ci registrano lo spirito, fino alla morte. Proprio tutto. Però per spirito bisogna spiegare bene che cos'è. Lo spirito, l'ho già spiegato nell'altro video, però faccio un breve cenno per chi non si ricordasse bene. Lo spirito è praticamente tutte le nostre sensazioni, percezioni, memorie, quello che noi immaginiamo, quello che noi desideriamo, aspirazioni, i nostri sogni, tutto quello che noi abbiamo vissuto, esattamente come l'abbiamo vissuto. Noi siamo fatti di sensazioni, di percezioni, ricordi e memorie, nel senso che se noi non avessimo le percezioni, no? Ragioniamo un attimo, è come uno che sta in coma, per dire, sta in coma, in quel momento non è che c'è percezione. Se sta veramente in coma, ma veramente, non dico quello che dorme, non c'ha le percezioni, non c'ha le sensazioni, non sta ricordando niente, forse sogna. Beh, se sogna allora sì, se sogna sta diciamo in una fase in cui il suo spirito funziona, capite? Come se fosse congelato, uno spirito congelato. Però mettiamo pure che non sogna, dice sì, ma il cuore batte, e non importa perché lui non avendo nessuna percezione, nessun ricordo, nessuna sensazione, non sta vivendo, non sta vivendo, capito? Ecco, la vita è quando tu hai queste percezioni. Addirittura se tu chiudi gli occhi e ricordi, se sta vivendo, perché tu stai vedendo con l'occhio della mente. Capito? Quindi lo spirito è praticamente tutto quello che noi abbiamo vissuto, sentito, tutto quello che abbiamo visto. Tutto quello che abbiamo visto, udito, assaporato, sentito sulla pelle, ma anche il mal di pancia, il mal di te, tutto questo è stato il nostro spirito, si trasforma in ricordo e questo qui, anche il ricordo, diventa il nostro spirito, cioè è come se fosse un hard disk, è come se fosse un hard disk. Tutti i dati che stanno dentro sono il nostro spirito, ok? Solo che il nostro hard disk qualcosa si ricorda, qualcosa cancella, qualcosa si ricorda, mentre gli antichissimi ti registrano tutto, pure quello che non ti ricordi più. È quello che è la cosa forte. E quando uno muore, questi nanorobot degli antichissimi, che sono molto speciali, non sono quelli giocattolo che hanno i marziani o gli asgardiani, sono veramente altissima tecnologia, poi vi spiegherò meglio pure come funzionano, come si muovono, come fanno a entrare e uscire dal corpo. Però diciamo questa cosa che se ne parla abbastanza, che quando qualcuno muore diventa più leggero di 21 grammi, questi famosi 21 grammi, lo dico 21 perché grosso modo la media è quella, però in realtà ce l'hanno anche gli animali, ce l'hanno i pesci, ce l'hanno le piante, ovviamente hanno degli spiriti meno complessi, con meno informazioni, con meno dati, ma ce l'hanno pure loro. Noi abbiamo una complessità spirituale maggiore perché è ovvio perché, no? Però anche gli animali hanno lo spirito e gli antichissimi registrano tutto questo, lo registrano completamente, no? E riescono a registrare anche le cose, come registrano tutto quello che viviamo attimo per attimo, noi non ci ricordiamo tutto quello che abbiamo vissuto attimo per attimo, quindi loro hanno una registrazione del nostro spirito ancora più completa. Immaginate un po', capito? Poi il nostro spirito si perde con l'età. Quando invecchi comincia a dimenticare le cose, i ricordi non sono più chiari, quindi c'è praticamente una perdita del nostro spirito, cioè i dati che noi abbiamo nella nostra mente si vanno un po' perdendo, vanno un po' in evanescenza. E quando si ha per esempio la demenza senile, l'Alzheimer, queste cose, tu infatti vedi che la persona sta scomparendo, te ne accorgi anche te, ci vedi lo spirito di questa persona sta scomparendo. Quindi tutte queste informazioni che poi sono la nostra storia, sono la nostra identità, sono la nostra vita, capito? E vanno scomparendo e tu vedi che praticamente la persona non è morta, ma è come se stesse morendo da un punto di vista, diciamo, non fisico, ma spirituale. Quindi questo è il nostro spirito.
L'anima invece è il lettore del nostro spirito. Se tu ci avessi un corpo perfetto, un cervello perfetto, riusciresti a ricordarti molto di più. Quindi il tuo spirito guadagnerebbe, diciamo, in completezza. Non solo, ma a un certo momento dice sì, ma coscienza, questa senzienza, no? La coscienza di sé, no? Tu sai chi sei, chi hai mangiato ieri, che cosa le tocca fare domani, e tu sai come è fatto il tuo corpo, come le cose che desideri, quello che hai vissuto, che lavoro fai, tutto, ti ricordi tutto, i familiari, questa consapevolezza, questa coscienza nasce dall'interazione tra lo spirito e l'anima, cioè l'anima legge lo spirito, ok? Perché se non c'è il lettore, questo spirito non lo legge nessuno. Infatti l'Alzheimer, quando il lettore comincia a vacillare e il cervello con i suoi neuroni non riesce più a memorizzare bene i dati, perché c'è un invecchiamento del corpo, ecco lì che lo spirito comincia a andare in evanescenza e l'anima non riesce più a leggere bene lo spirito. Allora dipende dal corpo. Eh sì, dipende dal corpo. Infatti l'anima, poi ve lo spiegherò meglio, è il corpo, no? Questo corpo così disprezzato dalle religioni, dovete penitenziare il corpo, il soffrimento eleva, e qua e là, questo te lo dicevano perché ti dovevano fregare tutto, perché sin dal Medioevo c'era il discorso che con la religione ti rendevano più propenso a rinunciare, capito? Tu con la religione rinunciavi alle ricchezze, rinunciavi perché il peccato di gola no, allora mangia poco, e rinunciavi a tutti i piaceri della vita, eccetera, eccetera, perché poi arriva il signorotto, si prendeva le galline, il maiale, cose, ci faceva cene, bisboccia, beveva, faceva sesso, tutte le cose che diciamo gli dessero piacere lui le faceva, e allora i poveracci dicevano, però quello va all'inferno, capito? Noi però sì, soffriamo, però poi saremo ricompensati, invece quello lì va all'inferno, capito? È la consolazione del povero, capito? Però io perché ho rammentato questo? Perché? Perché hanno maltrattato troppo il nostro corpo, capito? Con la scusa che soffrire ci purifica, queste cose qua, tutte cavolate, ma non è vero proprio per niente. Non c'entra niente questa storia, assolutamente. Allora, fate mente locale a cosa vi ho spiegato che è lo spirito, fate mente locale a cosa vi ho spiegato che è l'anima, anche perché anima, cosa significa anima? Anima non è solo quello che legge lo spirito, animo viene da animato, è quello che si muove, ossia che interagisce con l'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi il nostro corpo è l'anima, l'anima è il nostro corpo, e quando muore il nostro corpo, muore l'anima, perché l'anima è il nostro corpo, muore l'anima, e muore pure lo spirito, capito? Con la morte del corpo muore l'anima e muore lo spirito. È per questo che gli antichissimi ci registrano tutto, è per questo che gli antichissimi, per fare in modo che noi non moriamo, capito? Ecco, non so se avete capito l'importanza di quello che ho detto. Se non ci fossero gli antichissimi che registrano il nostro spirito, quando il nostro corpo non funziona più, non riusciamo più a leggere lo spirito, quindi la nostra anima è morta e il nostro spirito pure si perde nel nulla, è morto pure quello. Capito quanto è importante il corpo? Però gli antichissimi ci registrano per fare che cosa? Perché ci registrano, e questo io lo spiego in un altro video, ma cominciate ad intuire, immagino che grazie a loro, che noi avremo una vita bellissima in seguito, perché gli antichissimi è vero che non ci proteggono come se fossero le forze di polizia o i carabinieri, ma gli antichissimi ci premieranno per tutto quello che abbiamo, ci ricompenseranno per tutto quello che abbiamo vissuto, capito? Grazie a loro che noi potremo avere vita eterna in corpi perfettissimi, meravigliosi, bellissimi, intelligentissimi. Praticamente diventeremo meravigliosi come loro, come gli antichissimi, che fanno vite stupende, meravigliose, magnifiche. Gli antichissimi, capito? Praticamente loro ci raccolgono come cuccioli abbandonati e ci trasformano in essere meravigliosi. Veramente meravigliosi, come sono loro.
in poche parole, fanno diventare antichissimi pure a noi, capito? Ci danno le loro stesse capacità, ma non solo a noi, non solo a noi terrestri, anche agli asgardiani, anche ai marziani. Tu dirai, ma i marziani non sono merito, poi vi spiego ai birbaccioni cosa succede, poi vengono perdonati, però insomma, poi vi spiego, non è che la passano proprio liscia, però insomma, alla fin fine c'è un dopo vita meraviglioso per tutti, e non è un argomento semplicissimo da spiegare, e anche un po' spinoso da spiegare, perché con questa storia poi dici, ma che facciamo, ricominciamo con la favoletta, con la religione, che poi uno muore, però non muore, c'è un dopo vita. Sì, c'è un dopo vita, ma questa è scienza, non è religione, capito? Io infatti, è la prima volta che ho parlato, ho spiegato questo al mio avvocato, mi ha detto, ma sta attento che questi ci fa qualcuno che gli gira, ci inventa una religione con questa cosa. No, per carità, non lo facciamo, non inventiamo nessuna religione. Proprio per evitare questo, io ho preso nota di tutte queste cose, le ho registrate in una certa maniera che nessuno ci può fare una religione, perché proprio per non farne una religione io l'ho registrata sotto la mia responsabilità, sta cosa, capito? Per evitare che qualche scemo ci faccia una religione, perché questo è scienza e deve rimanere scienza, ok? Poi spiegherò perché non è che finisce qui la cosa, non è che uno poi diventa un antichissimo e fa una vita meravigliosa e poi finisce lì, no, va oltre la cosa. Va oltre, a parte che dovrei spiegare tutti i passaggi, perché non è che uno diventa antichissimo, è completo, ma no, c'è tutto un passaggio, perché poi anche gli animali hanno, diciamo, questo percorso, no? Cavalli, cani, uccellini, pesci, hanno tutti quanti un recupero e una tendenza di evoluzione verso quello che è l'evoluzione completa. Attenzione, allora, tutte le forme di vita, esseri umani, cavalli, pesci, vegetali, uccelli, tutte le forme, pinguini, in realtà hanno tutti lo stesso obiettivo, la stessa missione. Hanno tutti, per questo che poi vengono tutti premiati, perché hanno partecipato a una cosa veramente importante, che poi vi spiegherò perché è importante e in quale modo hanno partecipato. E so per dirvi cose assolutamente interessantissime, sorprendenti, cose meravigliose, assolutamente meravigliose. La vita non finisce qui. Quindi vi sto facendo fare i primi passi verso questa consapevolezza meravigliosa. Spiegherò meglio piano piano, per questo è tutto un corso, cioè si parla di extraterrestri, ma si spiega pure l'evoluzione della vita nell'universo, perché gli extraterrestri sono soltanto dei livelli diversi di evoluzione, tutto qui.